Salve care amiche, cari amici, speriamo di non uscire fuori piano. Tan, ta, tan, ta, tan. Voglio fare ancora una volta uno di quei miei video spontanei che da tanto tempo non facevo. Come li facevo dal 2013 al 2015. Quindi chi vuole vedere i miei video più spontanei che ho nel canale, quelli che facevo senza fini di lucro, perché ancora non speravo di avere successo in YouTube né sul web, allora mi raccomando, vadino a vedere i miei video dal 2013 al 2015, forse 2016, ma più che altro 2013-2014, che sono tra i più divertenti e spontanei. Poi qua c'ho tutte le mie cose, i miei libri, che in questi giorni sto leggendo questo libro di Lin Yutang, l'importanza di comprendere. E qua inizio mangiando frutta secca. Non ci metto lo zucchero perché tanto poi mangerò pure un alfacor. Alfajor Havana, capito? Che poi si scrive con Havana, Havana. Un saluto a Andrew che guarda i miei video e ha fatto una reaction ai miei video. E un saluto a... Io voglio salutare nei video a tutte quelle persone che mi hanno fatto dei donativi. Quindi vi ricordo a tutte e tutti voi che se guardate questa premiere, se potete mettere un super chat o un super sticker o un super grazie o abbonarvi al canale, mi farete un favore. Allora, siccome qua non ho il wifi, saluto a Gabriele May, a Francesco Pileggi, a Federico Bargiacchi. Adesso il nostro Igor si fa chiamare in un altro modo, anche saluto Ivan, poi saluto Psycho, saluto vediamo chi altro posso salutare, e perché non avendo la connessione qua poi non mi, ma non mi faccio un biglietto di tutte le persone che mi salutano non collegato. Vediamo se riesco a avere la connessione. Devo comprarmi un estensore del web. Ora le passo. Ora le passo.
Mira, una rosa para el día de la madre. ¿Vos sacaste tu número? Sí. Ah, no sabía, porque acá veo los números. Mira, una, y yo tengo cantidad en la tierra. Sí. 28, 27. ¿Número? Non ho stoppato il cellulare e dire che farò una premier, cose da pazzi. Quando devo stoppare il cellulare, ma io cerco le persone che mi hanno commentato e vediamo un po', e non riesco a trovare. Saluto Federico Bargiacchi, Paolo Britto, ciao Lolo Tez, ciao carissimo amico, devo passare a guardare più video tuoi, ma non riesco a trovare la persona che mi ha fatto un donativo, a parte qua me le devo annotare, perché nell'applicazione YouTube Studio non si riesce a leggere nulla. Gli orti dello zio Antonio, ciao, mi raccomando, se potete abbonatevi a questo canale, datemi super grazie, super sticker e super chat, perché Simone Garibaldi, ciao, poi Flavia Alien, ciao, non so come si pronunci, perché mi seguono da tutto il mondo, 98 channel, ciao, ci stiamo avvicinando, a sapere, NRC Music, ciao, Ginevra Art, ciao, Domenico Di Modica, che mi dice che è un testimone di Geova, ciao, poi non vorrei trovare subito Paolo Brito, ciao Paolo Brito, Claudio Carminati, ciao, Papez, ciao, Anna Toscana, ciao, sono molto triste per il tuo paese, Enzo Rappacciolo, ciao, Marco Isidori, ciao Marco, Eraldo Channel, ciao, qua sono ancora al periodo dei mondiali, Abraham Puzzon, hello, Gennaro Germini, ciao, ciao Gennaro, il Mauri non mi saluta più, qui ci sono un sacco di nomi impronunciabili, e vabbè, io devo fare colazione, la prossima volta GS, ciao, che mi ricorda il nome di un supermercato, senza offesa, LM Modellismo Militare, ciao, Simone Garibaldi, ciao, a volte non mi ricordo se ho già salutato la gente, per quello devo fare un biglietto, perché sono sempre stato smemorato. Art Creation, ciao, no, proprio no, qua non risulta dove mi hanno fatto le donazioni.
che io so che video è. Alessio Bernabucci, ciao, che mi ha augurato buone feste. Ce ne sono tanti che mi hanno commentato ultimamente per quello che a ritrovare il video delle donazioni nel cellulare così è difficile, perché 400.000 commentari, capirai, ho fatto anche degli short, li hanno commentati. Igor Shadi, ciao Igor Shadi e grazie della tua donazione. Però poi vi dirò quanto mi hanno donato, perché non è necessariamente che mi dovete donare 1,5 miliardi di euro. D'altra parte, se voi mettete grazie, non sempre si trova il bottone, mi diceva Igor, però in alcuni video sì, altrimenti in questo potete mettere super chat, super chat o sticker. Super chat serve a evidenziare la vostra chat, e poi io in super chat do la possibilità a tutti di propormi un argomento. Ah, ecco, carissimo amico mio, ti metterò nella descrizione che mi ha regalato 2,50 euro. Trash anarchico Pasqual Gruellico, vediamo un po'. Fatima Kitchen, hello, vediamo un po' come si chiama, perché c'ha un nome, per fortuna si è mantenuta la connessione, è un nickname, non è il suo nome, ma mi ha fatto un donativo. Trash anarchico Pasqual Gruellico, che ha fatto pochi video, Trash anarchico Pasqual Gruellicamente Pasqualido, Trash anarchico Pasqual Gruellicamente Pasqualido, grazie mille del tuo donativo. Andate a vedere i suoi video, dopo metterò il link magari nella chat, perché questo video uscirà fra 3 o 4 settimane come premiere. Ha fatto un video 2 giorni fa, quindi voi lo saprete tra molto tempo, non dura molto. Però probabilmente avrà fatto altri video fra quando uscirà questo video, forse no, perché il penultimo video l'ha fatto 6 mesi fa. Io non so perché ci prenda ogni tanto 6 mesi di tempo a fare dei video. Poi vabbè, visto Fatima Kitchen, ma ci sono tanti nomi, che Ivan, Igor, GS, Upim, sto scherzando, tanti nomi. Anna Toscana, ciao, mi dispiace, sono triste del tuo paese, ho fatto molti video sul tuo paese, e poi vabbè, basta. Cioè, Sergio P, ciao Sergio P, se hai visto questo video fino a qua, e poi Giva Gercisal, ciao Giva Gercisal, farò i video da te richiesti su Matteo Montesi appena ne avrò tempo. Giva Gercisal, forse avrei dovuto menzionarti all'inizio, ma non ho organizzato nulla, scusami tanto, infatti sono arrivato alla fine. Alessandro, ciao, che dice qualcosa che non posso riportare in questo video, non contro di me, ma la dice per non fare sprecare batterie. Adesso la chiudo io il wifi. Sono riuscito a trovare Pier Gruellico anarchico Pasquale Squallido, non so come ho detto, ti ringrazio degli 2,50 euro che mi hai donato in super chat, ti ringrazio di cuore.
non come fanno alcuni che si fanno regalare poi non nominano. Ah, qua sto mangiando frutta secca tutte le mattine. Non so se vi ricordate di questo formato di video che ho fatto dal 2013 al 2015-14 facendo colazione. Quindi un po' d'annetti fa, quasi 10 anni fa, perché il mio canale compirà il 7 febbraio 2023 10 anni. Ho superato da qualche mese il milione di visualizzazioni e non ho fatto un video. Devo fare un video per dirvi come sono riuscito a superare il milione di visualizzazioni, che non ci crederete. Però purtroppo ancora YouTube mi deve arrotondare, sono arrivato a 47 dollari grazie probabilmente anche ai donativi, ma forse per considerarli deve chiudere il mese. Però perché purtroppo mi sono rimasti dentro dei soldi che mi avevano donato, molti, circa 20 euro, però l'ultima volta che mi hanno pagato è stato nel 2022, perché mi hanno pagato nel 17, nel 21 e nel 22. E che succede? Che io ho ritirato i soldi, ma quel donativo non l'hanno messo dentro, e quindi è da un anno che ci saranno quei 20 dollari, credo Igor Shadow che me li ha dati, o Ivan, non mi ricordo più, lo devo guardare dal computer, perché dal cellulare, come avete visto, non si può vedere. E allora probabilmente anche gli ultimi donativi che ho ricevuto mi avvicinano ai 100 dollari, magari starò sui 54-58 dollari. Purtroppo è così, non ti fanno ritirare prima. E dire che ancora non ho perso la monetizzazione. Altrimenti dicono che quando non hai la monetizzazione i soldi non li prendi tu, cioè li mettono da parte e 100 dollari si riprendono loro.
perché non avendo tu la monetizzazione ci hanno più spese. Per fortuna che devi fare 100.000 visualizzazioni almeno per avere 100 dollari, ma non è più come una volta per ogni video, ma per tutti i video. E così, così va bene, perché se devi fare 100.000 visualizzazioni a video, a me mi hanno pagato nel 17 quando ancora si doveva fare 100.000 visualizzazioni a video, ma per il rotto della cuffia. Capito? Rotto della cuffia. Io sempre l'ho preso alla lettera, no? Ogni volta che andavo a mettere una cuffia la aprivo prima, perché non si sa mai che qualcosa potesse fare la cuffia. Ecco, il rotto della cuffia, in questo caso no, magari era il rutto che facevo io quando mi mettevo la cuffia, capito? Però dovesse uscire fuori un rutto, il rutto della cuffia, il rotto della cuffia. Faccio l'unboxing, faccio l'SRM o non so che cosa. Guardate, guardate l'alfa core di cioccolato, cioccolato nero, perché c'è anche il cioccolato bianco, poi c'è anche lo zucchero impalpabile. Confezione, guardatela da vicino come fanno quelli dell'SRM, non so che cosa, che ti fanno vedere prima i pacchetti di cibo per se li mangiano lentamente. È buono, certo che è buono, se no non lo mangerei. Ma a che cosa sa? Beh, è dolce, è un dolce. È di tipo industriale, comunque l'alfa core attraverso la Spagna è andato in tutto il mondo, ma ha un'origine araba, infatti deriva dall'arabo alfa har, credo che sia arabo o turco, chissà, o maghrebì, che significa il ripieno, al fahar. Infatti è ripieno. Una volta e anche adesso quegli artigianali che fanno in Spagna, ma anche in Latino America, sono diversi. Di solito in Latino America impiegano anche la maisena, la farina di mais, e ci mettono marmellate dentro. Adesso invece questo c'ha il dolce di latte, una crema di latte che non è mu, ma tanto per farmi capire, si assomiglia al mu, soltanto che è spalmabile, non è dura. Si fa bollendo del latte con dello zucchero, caramellizzando il latte, e poi non vi saprei, potete trovare la ricetta in internet, perché altrimenti vi faccio fare dei casini, dei fini, dei casini, dei bossi, fate quello che volete, insomma. Mi hanno fatto delle domande sulla politica nostrana. Se voi volete che vi faccia dei video on demand, abbonatevi al canale e io farò i video dei quali voi volete che io tratti. O magari fatemi dei donativi sotto il video che vi è piaciuto di più, che io ho fatto nel passato. E io farò un altro uguale. Voi scrivetelo nel commentario, perché con super grazie si evidenzia il commentario e voi ditemi che cosa vi è piaciuto del video, che cosa volete che io riproponga. Molti di voi mi hanno detto: io sono cresciuto con i tuoi video, adesso c'ho 14 anni oppure 20 anni, ti seguo da 10 anni. Grazie, e se potete appoggiarmi con qualche donativo fatto in qualche modo, anche con la super chat, il super sticker nella chat, ve ne sarei molto grato.
fate crescere anche il mio canale, così anche i vostri figli cresceranno col mio canale. Molti mi hanno chiesto della politica italiana, che cosa c'è di diverso adesso, e per me non è cambiato nulla. Alla fine i politici devono compiere con le loro obbligazioni, non è cambiato nulla. C'era Enrico Berlinguer che proponeva una rivoluzione culturale e politica con il suo compromesso storico, poi alla fine non si è arrivati a nulla. Poi c'era il partito dell'uomo qualunque ed è scomparso come è apparso, eppure ha trascinato milioni di italiani e vendeva milioni di copie il suo giornale l'uomo comune. E poi sono arrivati Forza Italia, la Lega, che hanno bisticciato tra di loro, hanno fatto cadere il governo Berlusconi, nulla di nuovo con rispetto a Moro 1 2 3 4 5 6, Andreotti 1 2, Andreotti bis, Intesa Nazionale, governo delle larghe coalizioni, che c'era anche il Partito Comunista dentro, che è diventato sesta partito prima, e poi con l'uscita del Partito Comunista in un'eterna opposizione è diventato penta partito per 50 anni. Poi vabbè, è caduto il muro di Berlino, Tangentopoli, Mani Pulite, Forza Italia, la Lega e tutte le esperienze, la Quercia, l'Ulivo, la Margherita, il Girasole, sembrava un bosco. E anche hanno chiamato in causa Don Luigi Sturzo e Don Bosco nella Democrazia Cristiana di Cassini. E sono successi dei casini, ma che è cambiato? Nulla. E anzi, dalla Margherita si sono mangiati i soldi, quando ormai non era più un partito politico, c'aveva la sua sede ancora in funzione, ed è stato coinvolto Rutelli, che in pratica si sarebbe intascato i soldi dei fondi pubblici ai partiti politici. E la Margherita o il Girasole o non so che cosa si è intascato quei soldi. Allora c'è un partito politico che funziona solo come centro culturale, che è la sede politica che ormai è dismessa, vuota, riceve dei soldi. Questa è l'Italia. Poi sono arrivati i grillini, il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. All'inizio sembravano veramente una nuova rivoluzione, perché prendevano i cittadini comuni della strada a fare politica, li indottrinavano, andavano a fare degli stage, sembravano degli imprenditori, li portavano con un furgone, con un pullman di qua e di là, dovevano fare degli stage a porte chiuse, pagare addirittura per fare dei seminari. Parlava Grillo, parlava Casaleggio, parlavano, diciamo, i manager della Casaleggio. Avevano fondato un sito Rousseau nel quale votare pagando e iscrivendosi. Sembrava strano, sembrava una setta. Oh, che i supremi algoritmi non si bippino, l'ho detto nel senso positivo, setta. E poi si presentava l'uomo comune, sembrava che era ritornato in vita l'uomo comune, che potevi votare il macellaio senza offesa a nessuno, il ragioniere, che io sono perito ragioniere, il commercialista, l'avvocato, l'idraulico, l'imbianchino, il pizzicagnolo, il fattorino, anche il disoccupato, l'homeless, tutti si potevano presentare. Poi hanno iniziato a ragionare con la loro testa, a non accontentarsi di questi stage formativi, che sembrava peggio dell'indottrinamento del Partito Comunista cinese o russo durante l'epoca di Stalin o di Mao, e hanno iniziato a essere espulsi, e sono rimasti per il tempo della loro legislatura come politici indipendenti, cioè il più delle volte parlamentari, deputati indipendenti, oppure sono passati altri partiti per una compravendita, come si direbbe nel calcio, per mantenere le file serrate. Poi alla fine anche gli altri partiti li hanno mandati via. L'importante era avere consenso immediato. Quindi neanche un grande flop del Movimento 5 Stelle o 5 Stalle. Io feci
un video all'epoca, feci molti ironici proponendomi come candidato per il Movimento 5 Stelle, poi ne cancellai qualcuno, ma feci un libro Guerre Stellari, perché c'erano già dei conflitti nel 2015 insieme al Movimento 5 Stelle. Se continuare con la via popolare dell'assunzione di gente qualunque o diventare dei professionisti, alla fine vinse l'ultima linea. E così Roma ebbe il suo intendente nella persona di Raggi, che o è stata raggirata o ha raggirato, lo dico in buona fede, avvocata Raggi, perché lei, si è, che tanto parlava male della vecchia politica, si è formata nello studio, niente di meno, nello studio legale di Cesare Previti. Chi è Cesare Previti? L'avvocato di Silvio Berlusconi sin dagli anni 60-70, quando aveva cause perché lo chiamavano il palazzinaro e il cementaiolo d'Italia, e poi è andato nella politica, è sceso nella politica, come lui dice, nel 91-94, diventando nel 94 presidente del Consiglio dei ministri, cioè primo ministro. E allora da lì ha iniziato la sua tiritella dicendo che era una persecuzione politica quella dei magistrati e dei giudici contro di lui, ma erano tutte cause anteriori. Le ha postergate dalla maggior parte di loro, è riuscito a sbrigliarsi. Un cittadino comune non ci sarebbe riuscito, capito? Un cittadino comune ha difficoltà a avere l'abitabilità in una casa che è in regola. Più di 20 anni a richiedere ai miei genitori l'abitabilità, mai concessa, addirittura pagando a dei funzionari disonesti che poi non hanno fatto nulla, tanto per intenderci. Ma Silvio, con tutte le cose che ha fatto nella costruzione, addirittura qualche operaio mi ha detto che ha lavorato per lui nei suoi cantieri a Milano 2, cose connesse ai soldi, agli stipendi che non posso nominare. Poi anche il fatto che ha evaso la diretta, che le televisioni private non potevano fare diretta nazionale ma differita nazionale, lui spacciava le prime differite, registravano le cassette, le ritrasmettevano dopo 5 minuti, intanto facevano il taglio pubblicitario, però dicevano a tutti che era una diretta nazionale e non lo potevano fare. Poi non potevano avere più di un'emissione a livello nazionale, e invece ne fecero subito 3, tanto c'aveva Bettino Craxi che gli copriva le spalle, perché dovete sapere che Bettino Craxi gli mancava, anche se è stato un buon presidente del Consiglio dei Ministri, gli mancava per il Partito Socialista Italiano la quarta Rai, che non è riuscito a fare. Allora la quarta Rai come se l'ha fatto? Con i 3 canali del nostro Silvio. Se questi argomenti vi sono piaciuti, uno, sappiate che già ne ho parlato nei miei video, quindi cercateli, soprattutto nei video che trattano di Sanremo, e in questi giorni voglio fare almeno degli short su Sanremo. E due, se volete che io continui a parlare di questi temi della vecchia politica italiana, magari di quando voi non siete nati, perché siete nati dal 2000 in poi, abbonatevi al mio canale. Magari avete una paghetta o addirittura avete un soldo, e io farò dei video a vostra richiesta. Chiedetemi degli aspetti specifici. Perché? Perché io appena inizio a parlare di politica italiana, non che ci sia censura in YouTube, a YouTube non gliene può fregare di meno, ma YouTube vive delle sovvenzioni dei patrocinatori. Allora, gli sponsor, soprattutto nordamericani, non è che mi mettono una censura, uno strike, né nulla, no, ma loro dicono bello, perché sono bello. A noi che ce ne frega di mettere la pubblicità nei tuoi video dove parli di cose che non si possono relazionare ai nostri beni di consumo. Già probabilmente per aver fatto questa assenzione non metteranno pubblicità. E allora, se voi volete degli argomenti in particolare, a parte sponsorizzarmi
in questa chat qua accanto con super grazie, no, con super chat e super sticker. Super chat evidenzierà il vostro intervento in chat e poi decidete voi quanto pagare. Ci avete 7 piani di super chat e super sticker. Se mettete super chat potete scrivere l'argomento del quale voi vorreste che io parli, poi anche in super grazie, se lo trovate quando il video non sarà più una premiere che uscirà fra 3 settimane, poi qualsiasi altro video voi cercate, guardate i miei video e troverete un cuoricino vicino alla freccia condividi che dice grazie con il dollaro dentro, quello è super grazie. Che succede? Voi fate clic lì, fate il donativo e scrivete il vostro commento. Vabbè che se per caso scrivete solo ciao e poi il commento lo scrivete a parte, io capisco che siete voi, però chiedetemi anche con super grazie che si evidenzierà il commento, perché accanto ci sarà una striscia colorata del colore del livello di quanto pagate, per esempio $5, $2, 2 euro a seconda della moneta che scegliete, 2 euro, 3 euro, 5, 20 euro, 100 euro, 200 euro. E poi così supportate la produzione dei video. E poi mi chiedete qual è il tema di sport, di politica, di calcio, eccetera, eccetera. Vi prevengo fin da adesso, nessun video a favore della Russia o di Putin. Nessuno. Nessun video dove si dicano parolacce. Nessun video che è censurabile da YouTube, insomma, sia a favore dell'Ucraina e sia a favore di Zelensky. Così patichiari amicizia lunga, perché non vorrei che qualcuno mi pagasse perché io parlassi bene di Putin, perché non lo faccio. Potrò cercare di capire le ragioni dei russi, potrò cercare di entrare nella mente di Putin, ma non di appoggiarli. Quindi un'altra cosa, come se io parlassi, speriamo che i supremi algoritmi non si impippino, del terzo Reich e del suo capo. Ecco, in un video sponsorizzato con un super grazie sotto questo video o nella chat, super chat, super sticker, che siano cospicui, io mi prendo la molestia di fare una serie di video sul terzo Reich e i suoi protagonisti, esprimendo dei giudizi, quindi dando nomi e cognomi, perché so che anche se YouTube non me lo monetizza il video, io già ci ho guadagnato. Quindi posso parlare dell'impatto negativo di sostanze illecite nella società. Voi mi avete capito. Posso parlare di tutto, perché quando un video è sponsorizzato da chi lo richiede o da chi si abbona al canale, già YouTube può non monetizzarlo, ma mi vengono degli ingressi. Ma fare un video che già in principio non è sponsorizzabile, questo perché parlo, allora no. Sentivo la necessità di fare il video di una volta e col cellulare che è un Nokia Asha 302. Vediamo che ora è. Un oranzo da ti darei, la, la, la. Di fare dei video spensierati come una volta. Un oranzo da ti darei, la, la. Vedrà troppo lungo forse questo video. Io poi mi decidevo sempre a parlare delle cose più importanti dopo che era passato del tempo. Guardate i miei video dal 2013 al 2015. E se volete dategli un super grazie, perché veramente li facevo così istintivamente, il più delle volte con un cellulare che era
il Samsung Galaxy Young 5360 oppure con questo, il Nokia Asha 302. Adesso mi filmo anche con questo, il Motorola Moto E7 iPower, perché quello che avevo prima, il Motorola Moto X seconda generazione, gliel'ho regalato a mia madre e sfortunatamente mia madre lo ha regalato a sua sorella, mia zia. Adesso mia madre è riuscita a utilizzare di nuovo questa vecchia ciofeca che mi ha regalato a me nel 2004-2005, che è il Nokia, no, perdon, Motorola, come questo Motorola, Motorola, no, Nokia, Motorola C350 2004-2005 me l'ha regalato, capito? Adesso lei ritorna a usare questo. Io avevo comprato uno bello, però un messaggio diceva: non hai il 3G, la scheda 3G, no, non hai la scheda 4G. Se vuoi continuare a parlare, metti la scheda 4G. E io ho letto nella scatola che era un cellulare 3G. L'ho dato indietro e ho comprato anche con quello che mi ha pagato YouTube nel 2021 questo qua, perché quell'altro cellulare l'avevo comprato proprio nel 2021. E sono stato con i 5 giorni per poterlo cambiare, ma io non so perché adesso nel 23 ancora si può parlare con questo cellulare, che se sarà 2 o 3G è pure troppo, capito? È pure troppo, non lo so. Poi dovrò provare con questo Nokia Asha 302 che ha il 3G, perché io sospetto che il 2G ancora non lo tagliano, perché ci sono molti servizi come il GPS e altre cose che funzionano con il 2G, mentre il 3G lo avranno già da tempo tagliato. Quindi il nuovo cellulare o avrebbe del 2021 con i tastierini alfanumerici, che ci ho fatto 2 video short dei giochi, o avrebbe funzionato in 2G più lento, o non avrebbe funzionato per nulla, perché dovrebbe trasmettere la chiamata vocale attraverso i G. 2G non è Gigi. Finito l'Alpha Core. Io non è che a pallottolo la carta, sempre sono precisino. Poi seguitemi in Instagram, c'ho più di 16.000 foto e pubblicazioni. All'inizio solo foto, ne pubblicavo un casino. Andate a guardare dalla prima foto se ci riuscite, perché è difficile ritornare nella linea di tempo. Io voglio guardare le mie prime foto, oppure cercate foto random a caso in Instagram con l'hashtag Santenchan. Sono anche presente in Facebook con sempre come Santenchan. Cercate in Facebook con l'hashtag Santenchan, oppure entrate nel mio profilo, guardate le ultime pubblicazioni. Sono anche presente, perché io poi adesso sono riuscito a unire di nuovo, si era persa la cosa, sono riuscito a unire di nuovo Instagram a Facebook, Twitter e Tumblr. Quindi sono presente in Twitter, cercatemi in Twitter, sono presente in Tumblr, sono presente in un mucchio di luoghi. E se volete sapere dove trovarmi, cercate nel browser con il motore di ricerca che io vi consiglio, Google Search, ma potete cercare con qualsiasi altro. I più importanti sono Bing e Yahoo, ma ci sono più di 150, 300, 500 motori di ricerca, DuckDuck, eccetera. Cercate fra virgolette, perché siano più puri i risultati, Santenchan, fra virgolette, e vedrete delle belle.
pubblicazioni anche in Pinterest e tutto, che io devo ritornare in Pinterest. Poi sto in SoundCloud, Spreaker. Purtroppo Spreaker una volta ti dava 10 ore gratuite al, dopo dovevi cancellare, delle dirette di mezz'ora e dei brani registrati di un'ora. Adesso invece è arrivato a metterti un limite di 10 piste, 15 minuti, sia che siano dirette o brani registrati, e quindi non arrivi a utilizzare le 5 ore, il limite delle 5 ore, perché calcola che fai 10 piste di 15 minuti ciascuna al massimo. E quanto è? Quanto è 10 piste? Che io senza la calcolatrice che sono ragioniere. Allora, 10 piste per 15, 150 minuti diviso 60, 2 ore e mezza. Ti danno 5 ore gratis, ma puoi registrare massimo 2 ore e mezza. Siccome il bello con rispetto a SoundCloud di Spreaker è che puoi ricaricare i podcast in molte piattaforme di podcast, io voglio vedere se innanzitutto quelli, i vecchi brani rimangono, perché magari rimangono, e quindi per quelli che vogliono cancellare da altri luoghi che hanno condiviso in altre sedi i loro podcast, rimangono un po' fregati, scusate l'espressione, volevo dire anche altro. Invece io voglio che rimangano i miei podcast in giro, vediamo se rimangono. Li ho messi dappertutto meno che in Apple, perché non ho un account Apple. Allora seguitemi anche in Spreaker, che io ultimamente, e poi avevo fondato un mio canale secondario, che trovate il link nella descrizione del mio canale, di questo canale. C'è un canale secondario, però non è molto seguito, allora è inutile che salvi lì le piste di Spreaker e di SoundCloud, perché farebbero. Io ho fatto una live, ho avuto 20-30 visualizzazioni, faccio qua una live almeno c'è 200 visualizzazioni, e soprattutto qua dalle 4 alle 40 persone che la seguono, e non ha senso fare una live quando non ti segue nessuno, quando dopo non la guarda nessuno e non ti somma ore di visualizzazione. E poi ho caricato degli short e ha avuto 4700 visualizzazioni l'altro canale, e poi niente. Invece in questo ha raggiunto in un mese le 100.000 visualizzazioni, per quello sono arrivato al milione di visualizzazioni, perché ho caricato un botto di short e all'inizio hanno avuto un trepidante successo. Adesso prendo i miei medicinali della mattina, di sabato mattina, perché gli altri giorni li prendo pure, tanto per cambiare. Ma non vi dico per la ragione per la quale li prendo, perché per quello vi dovete abbonare. Se io riceverò o cospicui abbonamenti oppure tanti, mettetevi d'accordo in tanti, abbonatevi, vi racconterò anche aspetti della mia vita. Questa viola o azzurro grigio, e questa azzurro grigio, credo. Come azzurro grigio o viola, e questa arancione Hare Krishna. Scusate, non posso parlare. La yerba mate, che è un po' come un tè, diciamo, viene torrefatto come il tè, però non è un tè. È una pianta graminacea del Rio della Plata, che si beve tanto, soprattutto tanto in Uruguay come in Argentina, poi Paraguay, credo Perù, Bolivia forse, sì, Cile anche, Brasile, poi non so più in sud del Brasile dove si prenda. Beh, in pratica adesso sto facendo la live così per farla, per non perdere l'abitudine. Poi questo sabato sera, non so se alle 19 o alle 20, uscirà
una premiere come tutti i sabati sera, però che ve lo dico a fare se questo lo vedrete tra 3-4 settimane. Allora ricordatevi, ascoltandomi adesso, che avete delle premiere da vedere dei sabati anteriori. In una premiere che sarà quella anteriore a questa, guarderete tutta la mia vita inedita della mia cagnetta Bobby e gli ultimi istanti di vita. Per quanti sono deboli di cuore, non guardate gli ultimi istanti di vita. Io adesso infatti voglio mettere dei commentari mettendo la sottotitolatura, perché magari ci saranno delle persone che ne risentono emotivamente di guardare i funerali della mia cagnetta. Quindi, per avvertire fino a che punto possono vedere una cagnetta vivere gioiosamente e fino a che punto no, fino a che punto già la storia diventa triste, la storia della sua vita, che poi è la storia della vita di tutti noi e di tutte le creature viventi. Che profondo mi sono fatto, ma ho già fatto un video dove non mostro tutti i video con anteriorità della mia cagnetta indiana, ma soltanto l'ultimo periodo di vita, quando già barcollava, perché io non ho mai avuto la fortuna, solo con un porcellino d'India che già comunque stava debilitandosi, di trovarlo morto la mattina. Era una femmina, si chiamava Linda, ma tutti gli animali mi sono morti coscienti, li abbiamo dovuti mettere in sonno perché già non camminavano, non mangiavano, come questa Bobby che vedrete prima che esca questa premiere, che già in pratica la mattina del 26, dopo la mezzanotte del 25, c'è stata una grande tormenta di gennaio, e lei ha voluto camminare, già non riusciva a camminare perché stava debilitata già da mesi, però si riusciva a alzare a camminare e ha rimesso, ha sboccato tutto quello che aveva cenato. In pratica era diventata un chiodo, perché mangiava giorno sì e giorno no, e poi soprattutto magari non assorbiva intestinalmente e c'aveva un cattivo odore alla bocca. Non abbiamo mai saputo se erano i denti oppure lo stomaco. Ci aveva detto un veterinario che poteva essere qualche cosa di cattivo nello stomaco, però non gli abbiamo mai fatto un'ecografia, perché poi con le flebo si era recuperata misteriosamente. Anzi, addirittura si era raddrizzata un po' la schiena, perché sembrava che c'aveva artrosi e altro. E poi ha iniziato di nuovo a zoppicare male, a alzarsi male, a dover essere aiutata per camminare, a volte si rialzava da sola. Però dalla mattinata del 26 non si è ripresa. Comunque, se gli si diceva alzati, alzati, magari c'aveva un terreno dove non scivolava, come il giardino, camminava e si alzava. Magari la dovevi tirare un po' delicatamente per la coda e si alzava. Magari gli metteva mia madre un asciugamano sotto i fianchi e la si portava così a camminare. Lei camminava con le zampe davanti. Venuto il 28 mattina, neanche si alza con le zampe davanti. Magari si alzava un po' così, ma a camminare no, non reggeva. Non so se l'abbiamo sacrificato il 27 già, non o il 26. Non so, 26 alla sera o alla mattina, che già non camminava sulle zampe davanti. La portavamo con uno straccio davanti e uno dietro delle ascelle. E poi il 28 l'abbiamo dovuto sacrificare perché neanche mangiava. Però la cosa che più mi dispiace è che è rimasta lucida fino in fondo. Ecco, se volete che io pubblichi più video, gli riediti,
fate un donativo o abbonatevi a questo canale e io cercherò di fare magari un video con tutti i video che riesco a trovare. Purtroppo molti li ho girati con il cellulare LG KP215 che filmava in risoluzione 177x144. Molti questo VSDC, che è un editore di video, non li può aprire e non c'ho la maniera di passarli a un formato MP4. Cercherò di filmare direttamente dallo schermo, perché nel computer si possono vedere. Allora, ciao, vi devo lasciare. Vi ho occupato troppo tempo e poi voglio dire, non voglio fare dei video troppo pesanti, perché questo di sicuro lo caricherò in 4K reali, cioè in ultra HD reale. Ci metterò un botto a pubblicarlo, anche se ho un AMD Ryzen 7 4700S di 8 nuclei. Però ho visto che video come l'altra volta di 1 a 2 ore me li fa in 1 o 2 ore. Certo, con il mio vecchio Core Duo ci avrei messo 16 ore o anche 23 ore. Infatti, quando editavo video, volevo fare un video di 1 minuto fatto in full HD o in perché con il Motorola Moto X seconda edizione potevi registrare in ultra 4K reali, però si riscaldava come una padella. Allora avevo fatto un video di 1 minuto, poi con il Core Duo gli volevo dare formato di ultra 4K ultra, e mi diceva che andava tra le 16 ore e le 26 ore l'edizione per 1 minuto. Invece con questo microprocessore AMD Ryzen 7 4700S, che non è la linea più elevata dei Ryzen 7, anzi non so se consigliarvi di prenderlo, se trovate un altro Ryzen 7 migliore prendetelo, ma questo 4700S era destinato a una PlayStation, con questo vi dico tutto, e molti dicono che non è neanche un Ryzen 7 veramente, però lo vendono così. Ci metto un'ora e mezza a editare un video con più di un'ora, fatto in 5 megapixel full HD. Quindi è logico che questo qua, che sarà 3,2 megapixel 640x480, io gli darò una relazione di immagine di 16:9, e voi vi chiederete: ma come, Sant'Enchan, se questo è un video che è 4:3? Sì, ma io lo metto nel centro e ci metto delle mie foto ai lati, che sono delle immagini fisse e non richiedono un bitrate elevato perché non si muovono. Così gli do un formato 16:9, gli do altissima risoluzione. La gente lo guarda a altissima risoluzione se può, se no YouTube gli dà l'SD e l'HD, il full HD, e allo stesso tempo risparmio dati, quindi lo edito in meno tempo che se fosse, non ci avevo pensato prima, se fosse un video fatto come questi che fa dalla selfie o addirittura dalla camera principale o la mia compatta Sony, che fanno relazione di immagini 16:9, la compatta non in full HD ma in HD, però c'ha 20,1 megapixel, questo c'ha 13 megapixel e filma in full HD, la compatta c'ha 20,1 e filma in HD, ma questo che c'ha 640x480 3,2 megapixel, io lo metto al centro dell'editore del riquadro in ultra HD reale, la risoluzione più alta,
dell'Ultra HD e ci metto foto nel mezzo, perché lasciare il riquadro colorato di rosso, di verde? Ci metto foto mie, perché poi dicono che sono un egocentrico, un narcisista, un istrione. E vabbè, se no non mi starei parlando tanto di nulla, insomma. Ma andate a guardare i miei vecchi video e poi, come facevo una volta, chiudo i video in questo modo. Chiudo i video perché mi sono stancato veramente. Mi sono stancato e, come diceva Enzo Tortora una volta, Big Ben ha detto stop. Ve lo ricordate Portobello con il pappagallo, che non so se all'ultimo episodio ha parlato o hanno simulato che parlava? Forse molte e molti di voi che sono giovani ultimamente mi stanno seguendo dai 14 ai 18 anni non se lo ricordano. Chiedete ai vostri genitori o ai vostri nonni chi era Enzo Tortora e cercate in YouTube, perché troverete molte cose interessanti su Enzo Tortora. Allora, mi raccomando, cercate su YouTube Enzo Tortora, cercate sul web, fra virgolette, Sant'Enchan, abbonatevi a questo canale. Nelle mie premier potete dare super grazie, no, super stick e super chat, super grazie sotto. Ho cercato di ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto dei regalini. La prossima volta mi devo fare una lista. E se volete essere nella lista dei nominati, se volete che io parli dei vostri video, se volete che io, questo lo dovevo dire all'inizio, ma chi è arrivato fino a qua lo dica agli altri, se volete che io parli delle vostre attività sul web, non soltanto su YouTube, se volete che io parli dei vostri esercizi commerciali, della vostra professione, della vostra professionalità, delle vostre attività imprenditoriali, di tutto quello che volete, dovete abbonarvi a questo canale. Più il piano di abbonamento sarà alto, e poi io magari non subito, perché YouTube ti notifica l'abbonamento probabilmente il mese dopo, quindi non vi arrabbiate, io dopo un mese inizierò a parlare di tutto quello che voi volete, della vostra attività in internet, sul web, sulle reti sociali, se avete un negozio. Poi se voi mi mandate c'avete l'email commerciale, no, Ermenegildo 1975, in informazioni del canale, se voi mi mandate dei video anche in bassa risoluzione, dove magari non fate della pubblicità ma magari mi parlate, non so, siete dei norcinai, come fare un buon panino di porchetta, come, non so, avete una cartolibreria, volete dare dei consigli ai clienti, volete dire dove avete il vostro negozio e le promozioni che fate, mandatemi dei videoclip che io li incorporerò nei miei video. Però vi dovete abbonare e scegliete un buon piano di abbonamento, perché più durerà nel tempo l'abbonamento e più sarà di elevata categoria e più io farò pubblicità ai vostri esercizi commerciali. E addirittura voi mandatemi dei video, magari attraverso le email che trovate in informazioni, l'email commerciale, mandatemi dei video in un'email con l'autorizzazione a impiegarli, e mi raccomando, l'autorizzazione a impiegarli, e con quello che volete che io dica facendo vedere il video, altrimenti non ha senso, capito? Allora io dico agli amici: guardate, questo amico mio mi ha sponsorizzato, si è abbonato al canale, andate nella sua salumeria, perché le ragioni che voi volete, perché lì potrete fare con delle fresche rosette o del pane di Altamura e della porchetta di Ariccia dei buoni panini, e poi c'è anche il Chianti di Frascati. Però ecco, mandatemi dei video, magari che non pesino qualche gigabyte, al mio email commerciale che trovate nelle informazioni del mio canale,
e nelle mail nel quale mi mandate il video o i video, spiegatemi le ragioni per le quali mi mandate il video. Io dovrò corroborare che vi siete abbonati, quindi non sarà immediata la cosa. Forse YouTube me lo comunica ai 10 giorni, ai 15 giorni, ai 30 giorni, sappiate pazientare. E poi farò dei video dedicati a voi e alle vostre tematiche. Quindi mi potrete continuare a contattare per email dicendomi adesso parla di questo, adesso parla di quell'altro, finché rimanete abbonati. E anche mandandomi dei video, perché io li incorpori nei miei, però ogni volta dovete specificare nelle mail: io autorizzo Santen Chan ad utilizzare questo video. E se per esempio mettete il nome dell'archivio, per esempio vid per video, dipende dal formato che ha, se lo fate col cellulare, quale sistema operativo, quale modello di cellulare. Molte volte hanno la data, ma se voi filmate con un editore di video, allora può darsi che abbia il nome dell'editore cinese e poi una sigla. Ecco, copiate, non modificate, perché poi se un nome è diverso dall'originale ci sono delle confusioni della descrizione dell'archivio. Copiate il nome, se lo fate attraverso il computer vi viene facile. Copiate il nome dell'archivio video e delle foto e mettetele nelle descrizioni del video che fate nelle mail. Io mando tali video e mettete i nomi di tutti gli archivi: vid 2303 19 e tutta la sigla Xiaomi eccetera, Samsung, cioè, che appare dopo la data, o video 70 80 911 215 in data eccetera, al signor Santen Chan perché faccia un video. Lo autorizzo a utilizzare questo materiale inedito, oppure del mio canale, che voi scaricate un video dal vostro canale, mi autorizzate, perché io lo demonetizzerò il video. Se voi vi abbonate al mio canale, non c'ho necessità di guadagnare pure su quel video. Per fare un video a voi basta il vostro abbonamento, e allora io parlerò di tutto ciò che è di vostro grado, magari dei vostri video di YouTube, posso fare delle reaction ai vostri video di YouTube. Non so come fare, lo farò attraverso l'applicazione Kuwai, che mi permette di girare con un video dietro. Non so, mi devo arrangiare, molte cose non le so fare. Comunque mi raccomando, scrivete nel video, no, nel video, magari lo esprimete anche nel video, ma scrivete nelle mail, oltre a caricare i filmati che voi volete che io incorpori, scrivete l'autorizzazione a che io li impieghi e specificate quale video, perché poi magari un domani ve lo siete scordato e dite: ah no, io non ti ho autorizzato di utilizzare quei video. Ma di quali video allora dovevo fare uso? Ah, non lo so, però adesso basta, Big Ben ha detto stop. E mi raccomando, abbonatevi, perché se non vi abbonate non farò nulla di quello che vi ho promesso. Ciao, già questa premiere volge al termine. Buon sabato notte a tutti, sogni d'oro, buonanotte e buon fine settimana, perché tanto questa premiere uscirà di sabato, come tutte le mie premiere ultimamente, anzi da sempre, perché di solito le live le faccio il mercoledì, ma purtroppo ultimamente non posso fare le live il mercoledì, c'ho troppi impegni, sto cercando lavoro. Per quello vi chiedo di abbonarmi il mio canale, di abbonarvi al mio canale, di darmi delle donazioni, perché sono rimasto disoccupato. Prima facevo dei lavorini saltuari, precari, in nero e a tempo determinato per qualche negozio, visto che sono perito ragioniere. Adesso neanche quello. Allora, mi raccomando, abbonatevi al mio canale o datemi dei donativi, come meglio riuscite. Ciao! Chissà, sarà durata 2 ore questa premiere. Almeno cerchiamo di fare visualizzazioni.
Se potete, condividetela. Arrivederci! Arrivederci!